Weekend ricco di appuntamenti per i carabinieri della provincia di Vibo Valentia che durante una 2 giorni piena di emozioni hanno inaugurato la nuova stazione Carabinieri Forestali e nel contempo hanno intitolato la sede della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno a Antonio Corapi, medaglia d'argento al valor militare e alla memoria. Nato a Catanzaro il 27 luglio del 1912 e morto ad Addis Abeba in Etiopia il 19 febbraio del 1937. Perché mentre era libero dal servizio è venuto a conoscenza che un indigeno armato di fucile e mitragliatore si stava girando minaccioso tra alcuni tukul del villaggio, sparando all'impazzata, decise ugualmente di affrontarlo insieme a 3 commilitoni. Durante quei momenti concitati venne colpito a morte e, malgrado le ferite, continuò a lottare tra il fuggi-fuggi generale. Questo avvenimento ha dato lo spunto al comandante della Legione Calabria dei Carabinieri, Vincenzo Paticchio, di fare una riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in Calabria e sul senso di accoglienza dei calabresi nei confronti di persone che provengono da altre parti del mondo. La funzione anche delle forze dell'ordine non è una funzione squisitamente ed esclusivamente repressiva, è una funzione anche di educativa, se vogliamo, quindi preventiva in questo senso, allo scopo di rammentare che c'è la possibilità di scegliere e che c'è la possibilità di andare in direzione della tutela degli interessi della collettività. Alla cerimonia di intitolazione della sede della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, oltre che a tutte le autorità civili, religiose e militari, hanno partecipato anche moltissimi bambini delle scuole del comprensorio, ai quali il generale ha voluto lanciare un messaggio. Assolutamente, ma è pieno di esempi della storia, del sacrificio dei nostri concittadini e della naturale tendenza del nostro popolo all'accoglienza. Quindi, quali che siano le situazioni che poi si possono verificare in ambito sociale, una cosa è certa, che il nostro è un popolo che ha sempre aperto le braccia a tutto e a tutti. E non è una scoperta che faccio io in questo caso specifico. Il riferimento è dovuto ad un uomo che ha dato la sua vita libero dal servizio per una popolazione africana assolutamente sconosciuta. La sera prima, durante un concerto nella chiesa matrice, è stata ripercorsa poi la vita del giovane carabiniere catanzarese, dalla sua nascita fino al suo gesto eroico, nel tentativo di mettere al sicuro gli abitanti del villaggio dove si trovava.